In molti, soprattutto su Instagram, ci state chiedendo che cosa ci metteremo in quest'estate e questo video è la risposta. L'estate è arrivata e per molti sneakerhead l'estate sono tre cose: mare, feste e campetto. E vi daremo la nostra sneaker per ciascuna di queste tipologie. Ripercorrendo la giornata tipo di uno sneaker d'estate, l'abbiamo divisa in tre momenti. La prima naturalmente la spiaggia, il secondo è di pomeriggio il campetto e la terza la sera, le feste per spaccarsi a me. Partiamo naturalmente dalla prima parte della giornata e diciamo come sneaker da spiaggia, o meglio sneaker da portare tutti i giorni, abbiamo scelto queste due sneaker. Io ho scelto le Nike Air Presto, in particolare questa colorazione Electric Blue, perché chiaramente è una colorazione molto estiva, molto accesa e appunto si sposa benissimo anche con il tema spiaggia. Poi in questo periodo le Presto sono ritornate molto popolari grazie anche alle collaborazioni con Off-White, quindi secondo me questa è una delle migliori colorway che sono state prodotte e tra l'altro sono riuscito a prenderla per una steal, le ho pagate meno di 50 euro a un outlet. Quindi sono una scarpa sicuramente molto reperibile, basso costo, che non avrete timore di sporcare perché, come vedete, è sporco. E a me non piace per niente sporcare le scarpe. Però questa non ho paura perché l'ho pagata veramente poco e quindi è una scarpa perfetta da portare in spiaggia tutti i giorni. Avevamo intenzione quest'estate di fare un video con tema gli outlet e quindi andare negli outlet che abbiamo qua vicino, quelli Nike o anche quelli Adidas, e farvi vedere che anche in questi negozi si possono trovare scarpe comunque belle e da portare tutti i giorni, che naturalmente costano molto meno rispetto a quelle che trovate in negozio. Quindi se anche voi siete d'accordo e volete un video del genere, spaccate il tasto di mi piace. No, sul serio, scriveteci un commento qua sotto e se vediamo che è abbastanza popolare, nel senso che molti mettono mi piace, quindi molti sono d'accordo, ve lo porteremo di certo. Ritornando alle sneaker, io ho scelto questa Yeezy 350 Cream e se avete visto la cartina del nostro scorso video, beh, verranno rilasciate praticamente ovunque, a parte forse il Canada dove ce ne sono tipo due o tre, ma una di esito punto. E quindi questa sneaker passerà da essere una sneaker comunque limitata a una che si troverà in qualsiasi praticamente negozio, almeno questi sono i piani di Adidas e Kanye, e quindi non ci sarà più bisogno di tenerla bene perché magari non riuscirò mai a prendere un altro paio se la distruggerò quest'estate. E quindi questa penso sia la perfetta scarpa da mettere tutti i giorni, anche perché è comodissima, materiali ottimi e il bianco è il colore dell'estate, anche se Malik dice che è un po' più il blu, ma in realtà è bianco, sappiamo tutti. Spesso molti di voi ci chiedono se una sneaker sia buona per l'estate oppure no, e noi rispondiamo in base più o meno a tre fattori: la morbidità della tomaia, la morbidità del sistema di ammortizzamento e la traspirabilità della tomaia stessa. Quindi una sneaker buona per l'estate deve essere comoda, perché di solito in estate si cammina molto, e poi soprattutto deve essere traspirante, perché sennò i piedi d'estate... Adios! È per me l'incubo è finito, adios! Finita la mattinata in spiaggia, probabilmente dopo un pranzettino, non so, carbonara di pesce, non so, poi naturalmente un riposino classico, avrete voglia di giocare un po' al campetto magari con gli amici di sera, tipo 6-7, perché prima, sì, prima c'è molto caldo, magari con un po' di spiaggia, prima un po' più verso la sera campetto. E quindi queste sono le nostre due scarpe che abbiamo scelto. Come vedete io ho scelto le PG1, le scarpe che ho usato la scorsa stagione e che quindi ormai sono distrutte, come potete vedere anche dallo swoosh che è pure scollato. Però le scarpe da campetto devono essere di due tipi: o quelle vecchie che avete già utilizzato in stagione, che quindi magari vi manca un po' di traction, oppure scarpe che comprate apposta nuove per giocare al campetto, ma che naturalmente prendete in sconto sui 50-60 euro su magari scarpe di uno o due anni fa, che comunque devono essere usate al campetto, quindi devono essere distrutte. E sì, quest'anno io distruggerò queste PG1 e quindi dopo questa stagione al campetto queste PG1 saranno praticamente da buttare. Dovrò passare un altro paio di sneaker per la prossima stagione del campetto. Per me la sneaker perfetta per il campetto è questa KD6 in questa colorazione Total Orange, e già la colorazione di per sé secondo me è incredibile, una delle migliori che sono uscite per quanto riguarda le KD6, che è stata una scarpa che
ho indossato 4 stagioni fa ed era una scarpa molto buona, molto solida, e questa secondo me è stata una delle migliori colorazioni ed è anche una colorazione molto bella secondo me da portare in giro. Infatti ogni tanto le porto anche in giro perché si fanno notare, come forse potrete vedere. Vedete di questa scarpa il fatto che, essendo composta per la maggior parte in fuse, è molto durevole e quindi è già da un bel po' che la uso, però sembra quasi nuova. Sì, naturalmente si notano i segni dell'usura, però comunque non come quella che è stata invece utilizzata solo una stagione e però è già più segnata. E anche la trazione un po' è rovinata, però resiste abbastanza bene. L'unico problema forse di questa scarpa è che prima o poi mi aspetto che esploda anche questo airbag, che mi è esploso anche nell'altra scarpa, e però le ho rese riutilizzabili grazie a una tecnica che avevamo utilizzato anche in un nostro precedente video, con le Air Max, in cui ho riempito l'airbag di silicone. E è vero, il comfort non è proprio lo stesso, però comunque ci si può lo stesso giocare, e quindi secondo me è un'ottima soluzione per l'estate. Adesso passiamo all'ultima parte della giornata, la sera, e praticamente si possono fare solo due cose. La prima è riposarsi, perché al campetto avete giocato seriamente, ma facciamo i seri, non avete giocato seriamente. E la seconda è quella che è inevitabile, è uscire con gli amici e andare dove volete, e quindi bisogna per forza avere una scarpa apposta per l'occasione, e quindi una scarpa che sta tra lo streetwear e un po', diciamo, l'eleganza, e noi abbiamo scelto queste. Se non l'avete capito, il mio tema dell'estate è il colore, e quindi ho scelto una scarpa blu, una scarpa arancione, una scarpa rossa, quindi strano che sia rossa, scarpe più colorate possibile. E vabbè, qui il rosso è sempre rosso. E queste Winline 96 sono uscite lo scorso dicembre, e però le ho indossate pochissimo durante l'anno, 2 volte penso. Per la sera secondo me è una scarpa molto adatta, perché con un outfit abbastanza neutro risalta moltissimo e si fa sempre notare, e secondo me non ti stanca mai questa scarpa, più la guardi più ti piace secondo me. Però allo stesso tempo ci sono quelli che non piace proprio, e ci può stare. Comunque di sera ci può stare di più il fatto che i materiali sono un po' più pesanti, come ad esempio il pendant leather tutto attorno, e ci può stare di più perché l'aria è più fresca, c'è meno caldo, e secondo me queste scarpe qui si possono abbinare sia con i pantaloni corti sia con dei jeans un po' più lunghi se c'è un po' più fresco, e quindi la mia scarpa è questa. Poi Mike non l'ha detto, ma è proprio una scarpa tattica per il meteo, perché lo sanno tutti che rosso di sera bel tempo si sveglia. Come avete visto, io non ho potuto scegliere una scarpa sola, perché ho pensato a dei possibili outfit per quest'estate, se probabilmente userò dei pantaloni corti, quindi magari quando ci sarà un po' più caldo, avevo pensato a una scarpa con un mid cut e quindi un po' più basso che stia meglio, quindi questa Jordan 4 White Cement bianca con questi pattern grigi e le spruzzate nere, ci sta veramente benissimo. Mentre se magari ci sarà un po' più fresco, avevo pensato con i pantaloni lunghi naturalmente di mettere questo Jordan 1 Shadow, non l'avevamo mai fatto vedere in una review vera e propria, comunque una scarpa incredibile perché i materiali sono veramente ottimi, colorway classica, e quindi per le serate d'estate stanno veramente molto bene. Avete notato che tutte queste 3 sneaker sono sneaker in pelle, e Malik prima ha detto guai chi si mette la pelle in estate, ma naturalmente di sera si può fare l'eccezione, e comunque delle sneaker in pelle sono sempre un po' più eleganti di quelle in mesh, prime knit o fly knit, e quindi rappresentano più il mood da serata d'estate, magari con una camicia, e secondo me queste 3 sneaker sono veramente perfette. Naturalmente l'estate, ma come anche tutto il resto dell'anno, sono anche sneaker release, e noi entrambi abbiamo in programma per il mese di giugno una scarpa, in particolare le Nike React Element 87, che sono state svelate già qualche mese fa alla Fashion Week di Parigi in collaborazione con Undercover, ed è una scarpa che ha subito ricevuto molta attenzione da tutto lo sneaker game, soprattutto perché si avvicina molto al concetto della scarpa Off-White già annunciata da Virgil. E detto questo, però, sembra una scarpa ottima per l'estate, soprattutto per i materiali, a partire dall'ammortizzamento in React che si è svelato molto buono, e anche la tommaia, che però è bene da chiarire perché è semi-trasparente, non si capisce bene, e quindi però sembra una scarpa ottima per l'estate. E le colorway alcune sembrano veramente buone, ad esempio come quella nera, che
mi piace un sacco. E quindi sicuramente ci sarà hype, però vediamo se riusciamo a prenderlo. Grazie per aver guardato questo nostro video, speriamo di esservi stati utili. Scriveteci nei commenti qual è la sneaker che indosserete di più quest'estate. In descrizione d'ora in poi troverete sempre sia il link di Instagram che il link di 21 Buttons, che siamo riusciti a metterlo, quindi... E poi, in teoria, quando sarà uscito questo video, dovrebbero già esserci un paio di outfit, e quindi andate a spaccare il tasto di mi piace sia su questo video che sui nostri poti 21 Buttons, e niente, vi ricordo che siamo su NMKX, ciao a tutti! Di mattina si spiaggia, di pomeriggio si campetta e di sera ci si spacca. Va bene.